Stamattina un dispiego di forze enorme in centro, tutti al lavoro, gli operai dell'SM, la municipalizzata comunale per ripulire i portici di San Bernardino, la cui pavimentazione imbrattata era stata oggetto di segnalazioni nei giorni scorsi anche da parte del consigliere comunale Enrico Overini. Questa mattina hanno finalmente effettuato una pulizia straordinaria dei portici di San Bernardino. Come prima cosa voglio ringraziare gli operai che da mattina presto sono stati al lavoro e hanno fatto sicuramente un ottimo servizio alla città. Questo è accaduto sicuramente perché c'è stata una grande sollecitazione derivante dall'azione di qualche consigliere come me, ma anche di tanti cittadini che hanno messo in evidenza lo stato dei portici che non era più accettabile. E noi adesso dobbiamo ragionare, io come consigliere questo farò, affinché ciò che oggi è stato straordinario diventi ordinario. Voglio esaminare il contratto di servizio che lega il Comune dell'Aquila con la ASM e voglio vedere se nelle clausole del contratto è prevista la pulizia ordinaria dei portici di San Bernardino. Una volta verificato, nel caso che non fosse prevista, farò in modo di proporre il suo inserimento all'interno del contratto. Qualora invece fosse prevista e non fosse effettuata, cercherò di interrogare i vertici dell'azienda per capire le motivazioni per cui non viene dato seguito a ciò che contrattualmente era stato previsto. Si susseguono le segnalazioni di atti vandalici e movida molesta, pavimenti imbrattati, scritti sui muri a San Bernardino, uno dei punti più importanti della città, ma anche fontane e altri monumenti presi di mira dai vandali, con un degrado lamentato da molti. C'è una continua richiesta da parte dei residenti di controllo e telecamere, peraltro il continuo ripetersi di questi episodi costringe il comune a sforzare spesso cifre enormi per pulizia e riqualificazione. Intanto anche sulla movida c'è stato un incontro a Palazzetto dei Nobili nel quale sostanzialmente si è indicato di procedere con più rigore nel rispetto dell'orario di cessazione della musica in centro per permettere ai residenti una vita notturna più tranquilla. Si sono incontrati i titolari dei pubblici esercizi e l'amministrazione comunale per cercare di condividere un metodo che permetta loro di lavorare rispettando però la quiete di chi ci abita. Un confronto positivo, la massima apertura da parte di tutti i commercianti e no, a rispettare quelli che saranno i dettami da parte del comune. C'è un'area di grande spirito di collaborazione da parte del comune e da parte degli esercenti, tutti vicino a una nuova giunta che deve partire, deve fare bene e noi siamo pronti a dare il massimo da parte nostra affinché tutte le regole vengano rispettate. Che il comune quando parla, parla per l'intero comune e che quindi la movida poi non si sposti, ma che comunque rimanga tutto diciamo dov'è e quindi insomma se c'è un orario c'è per tutto il comune, non solo per il centro storico. I residenti hanno delle lamentele importanti e magari anche giuste, no? E quindi bisogna cercare di punire chi non rispetta le regole.